sia nel Nardò, che ha riscattato con una bella vittoria sulla Team Altamura una sconfitta non bella, lo possiamo dire, come quella di Portici, che era stata un neo all'interno di un campionato molto buono. Presidente Salvatore Donadei, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a voi, grazie dell'invito e un saluto anche agli ospiti di studio. Presidente. Una bella vittoria, Presidente, quella sull'Altamura con un gol di Caputo su punizione davvero da leccarsi i baffi. Buonasera. Sì, sinceramente a me non è dispiaciuto neanche il primo, quello dell'1-0, che è stato un gol bellissimo, anche quello dal punto di vista proprio tecnico, su azione, a difesa schierata dell'Altamura. Quindi veramente ieri Antonio ci ha regalato due gioielli. Però devo dire in una prova corale molto convincente contro una grossa squadra, perché l'Altamura ieri ha dimostrato di essere una grossa squadra, che ci ha messo anche in grande difficoltà dal 9 in poi, dove probabilmente i ragazzi hanno cominciato a rivedere i fantasmi di Portici, perché il contraccolpo insomma dell'1-1 è stato evidente. Siamo andati molto in difficoltà per un quarto d'ora e ci ha salvato il nostro portierone Joachim Milli. E poi dopo abbiamo ripreso insomma a giocare, e credo che alla fine sia stata una vittoria comunque limpida e meritata, ripeto, impreziosita da queste due gemme di Antonio Caputo. Presidente, ci vuole spiegare un attimo il segreto di questo Nardò, che non nascondiamocelo, all'inizio dell'anno veniva visto come una squadra con non elevatissime potenzialità, con l'incognita della panchina, affidata, diciamo, a un ex calciatore fresco fresco, quindi dove risiede il segreto di questo Nardò che adesso addirittura è nei piani alti della classifica? Posto che il campionato è lunghissimo e che io ai ragazzi ho detto ieri, dopo la splendida prova con l'Altamura, che dobbiamo sempre ricordarci di Portici. Prima di ogni partita e durante ogni partita il nostro pensiero deve sempre andare a Portici, anche solo per un attimo, perché certe cose non si ripetono più, e comunque perché veramente l'avete detto più volte voi, ma è una verità oggettiva, è un girone difficilissimo e per questo bellissimo e affascinante, dove ogni domenica tutti possono perdere con tutti. Detto questo, io credo che non ci sia ovviamente nessun segreto, ci sia solo un grande lavoro di una società che è in forte crescita e vuole crescere ancora, una società che ha puntato molto sulle competenze specifiche del direttore sportivo, del direttore generale, dell'amministratore, magari anche del presidente, di un ufficio stampa che funziona benissimo, di una comunicazione, insomma, che curiamo molto, e quindi crediamo che questa, questo tipo di società sia poi alla base del gruppo squadra, che è una conseguenza, secondo me, è stata una conseguenza soprattutto quest'anno, dove si è puntato su diciamo, ragazzi, su over, secondo me, importanti. Importanti perché giocatori come Caputo, insomma, si sta rivelando per quello che è, ma giocatori alla fine che poi erano anche già conosciuti, però probabilmente erano anche in cerca di un riscatto rispetto a stagioni dove non avevano reso per quelle che erano e sono le loro diciamo, potenzialità. E quindi abbiamo puntato su over, ecco, che avessero questo profilo, e su diversi under, insomma, di sicuro a venire, perché anche loro si stanno comportando molto, molto bene. Quindi credo che sia il giusto mix di una seria programmazione, e quindi tra questo tipo di società, questo tipo di squadra. Per quanto riguarda Ciro Danucci, sinceramente questa inizialmente è stata una scelta, peraltro condivisa da tutta la dirigenza del nostro amministratore Alessio Antico, che è uno che insomma ha giocato a pallone fino a qualche anno fa, e devo dire che finora è andata anche bene, sono convinto che andrà bene fino in fondo. Ciro Danucci è un esordiente ovviamente come allenatore, ma insomma lo conosciamo tutti, ha una carriera professionistica molto importante come calciatore, e io francamente credo che un calciatore del profilo di Danucci, come di tanti altri, magari c'è anche in questo momento qualche profilo anche in Serie A, no? Diciamo come riferimento, credo che uno che abbia fatto un certo tipo di carriera poi non abbia bisogno di una carta d'identità, come dire, particolarmente avanti dal punto di vista anagrafico o di chissà quale curriculum. Questa è un'idea che ho io, diciamo personale, che poi è stata comunque
alla base anche della scelta di Antigua condivisa da tutti. Ambiziosi di fronte domenica, Presidente, le chiedo, siccome siamo in chiusura, in 20 secondi, che Fidelis Andria si aspetta? Fidelis Andria è una ottima squadra, costruita bene, si è anche rinforzata tanto in quest'ultimo mercato. Ha delle nostre vecchie conoscenze, da ultimo avvantaggiato, Alessandro è stato con noi nella prima parte della stagione scorsa, allenata da un ottimo mister, grande piazza, grande passione, poi grande società, poi Andrea Nardò è una classica della Serie D, e quindi due grosse piazze, due piazze importanti, due belle squadre. Quindi mi aspetto una partita molto difficile, ma anche molto bella. Non abbiamo né noi né loro particolari pressioni, quindi penso che si possa vedere veramente una bellissima partita, purtroppo non impreziosita da questa, permettetelo, maledetta assenza dei tifosi allo stadio, che è un qualcosa che veramente ci fa soffrire e che ci veramente rammarica tantissimo, perché immagino il pubblico che ci poteva essere domenica ad Andria o quello che ci può essere a Nardoni domenica. Peccato, speriamo ovviamente, Presidente, che cambi quanto prima la situazione, vorrebbe dire un ritorno alla parziale normalità per tutti. Grazie per ora al Presidente del Nardò, l'Avvocato Salvatore Donadei, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro, buona serata. Saluti a tutti.